Dopo essersi congratulato via Twitter e con i ricercatori delle università marchigiane che hanno collaborato al progetto di rilevazione delle onde gravitazionali, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e l'assessore all'istruzione Loretta Bravi hanno ricevuto a Palazzo Raffaello gli scienziati delle università di Urbino e Camerino che hanno contribuito ad aprire una nuova finestra sull'universo con quella che viene definita la scoperta del secolo. Tra i ricercatori di cui parla il mondo che hanno osservato i due buchi neri e provato che le onde gravitazionali formulate da Einstein sono realtà, molti sono marchigiani, eccellenza del sapere a cui va riconosciuto il ruolo in questa straordinaria esperienza. Una lamina colpita da luce che rifletteva e generava corrente elettrica. Oggi per noi è un fatto quotidiano che sta in cima ai tetti di tante case, che è il pannello fotovoltaico che sfrutta quell'effetto. Quindi al di là di chi ama la concretezza immediata, diciamo, di un risultato scientifico, la prima cosa da osservare è che il più delle volte è imprevedibile, perché anche a distanza di anni è possibile trasformare quello che è un elemento che sembrava di ricerca astratta in qualcosa di concreto. Ma più in generale chi ama la conoscenza sa che ha un valore di per sé, quindi che non necessariamente questo deve essere collegato a un risultato immediato, ma che ogni forma che amplia le opportunità che abbiamo in termini di conoscenza è come un investimento che prima o poi ci restituirà qualcosa. Nell'immediato ci restituisce la capacità di andare a scoprire sempre di più il mondo in cui viviamo, le sue relazioni, le sue realtà. Quindi dare valore deve essere fatto, secondo me, con questo principio di carattere più generale e poi in una piccola riserva mentale, sapendo che poi non si sa mai se un fatto di ricerca astratta un giorno possa diventare un'applicazione essenziale. All'incontro hanno preso parte il rettore dell'Università di Urbino, Wilberto Stocchi, il prorettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, e i fisici dei due Atenei. Tra coloro che hanno osservato per la prima volta le onde gravitazionali c'è anche Fabio Marchesoni dell'Unicam, scienziato di fama internazionale nel campo dello studio del rumore nei sistemi fisici. Io credo che la Regione Marche possa svolgere un ruolo molto importante sia nello stimolare l'alta formazione con investimenti diretti sui propri fondi, ma anche aiutando il sistema marchigiano, le quattro università di questa regione, a lavorare insieme per ottimizzare il prodotto sia in termini di a livello di educazione, di istruzione dei propri studenti, sia a livello della ricerca. Credo che questo a questo punto sia il compito più importante dell'amministrazione regionale. I rappresentanti degli Atenei hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra l'amministrazione regionale e le quattro università, sinergia fondamentale che genera opportunità per la comunità, in particolare per i giovani, e rende le Marche ancora più competitive.